A Liguria Today speciale elezioni abbiamo Stefano Car 40, candidato nel proporzionale alla Camera come capolista per Alleanza Verdi-Sinistra. Stefano 40 è già stato deputato nella precedente legislatura 2013-2018, ha già quindi una grossa esperienza in merito. E adesso ci auguriamo che nella nuova legislatura porti la sua capacità e la sua imprenditorialità. Intanto grazie dell'invito, ma sì, la speranza è quella di fare tesoro, insomma, dell'esperienza passata, conoscendo già un po' i meccanismi di funzionamento della Camera dei Deputati e quindi essere ancora più efficace nel portare avanti i problemi genovesi e liguri, che sono tanti, in particolare penso alla questione climatica e alla questione sociale, e con i miei colleghi cercare di fare un po' di lavoro per questa regione che versa in condizioni preoccupanti. Certo, a Genova abbiamo tanti grandi lavori di cui speriamo si riesca a portare avanti. Parliamo della Gronda, parliamo del Terzo Valico, parliamo della nuova diga, parliamo della Val Porcevera e della Green Logistic Valley. Ecco, è un impegno lei che si occupa particolarmente di lavoro, quindi la possibilità di avere queste nuove grandi opere significa anche avere lavoro. Certo, ma appunto noi colleghiamo nel nostro ragionamento la questione climatica con la questione lavoro. Per quale ragione? Le statistiche ci dicono che nei prossimi anni in Liguria dovrebbe piovere il 15% in più nella parte di Levante e il 15% in meno nella parte di Ponente. E tendenzialmente non dovrebbe più nevicare. Questo cosa vuol dire? Rischio siccità a Ponente, rischio alluvioni a Levante e una scarsità potenziale di riserve idriche. Questo perché lo dico? Perché bisogna tenere conto di questi dati, sia perché c'è da fare un lavoro di prevenzione, sia perché anche nel modello di sviluppo bisogna tenerne conto. Perché quando parliamo di infrastrutture, dobbiamo essere molto selettivi nel capire quelle che servono e quelle che non servono. Perché noi sappiamo l'impatto del CO2, della cementificazione, cioè i temi climatici sono conseguenza dell'opera dell'uomo. Quindi noi non siamo contro le infrastrutture, siamo per scegliere bene quelle che servono. Quindi noi tendenzialmente siamo per le infrastrutture su ferro e non per quelle su gomma. È molto importante però garantire i collegamenti di questa regione con il resto d'Italia, quindi sia al Terzo Valico, sia al raddoppio della ferrovia a Ponente. Poi ci sono gli interventi anche su gomma che vanno fatti, la Pontremolese, il raddoppio dell'Aurelia. Poi su altre cose invece abbiamo delle perplessità, perché ad esempio sulla Gronda riteniamo, come del resto ha detto anche il ministro Giovannini, ma ha detto persino Mondini qualche giorno fa, che sia stata un'opera concepita molti anni fa e non tenga conto appunto di questi parametri ambientali che ormai sono fondamentali. Poi però collegato a questo c'è il tema del lavoro e dello sviluppo. Si citava il grande progetto della Green Logistic Valley, che dal mio punto di vista è da incoraggiare, è molto importante, proprio perché è in larga parte su ferrovia, utilizzando proprio quei binari dismessi della Val Polcevera, che sono tanti, e potrebbe dare ricchezza perché la merce non sarebbe solo di passaggio, ma potrebbe essere manipolata in Val Polcevera dando lavoro ai cittadini. Ecco, questo è un punto molto importante, proprio perché fino ad oggi il porto di Genova faceva semplicemente da passaggio, la merce arriva, parte e va. Invece attraverso questo nuovo progetto di sviluppo della Val Polcevera, la merce arriva, ma viene lavorata e quindi viene poi distribuita attraverso i mezzi che Tra sono... l'altro a Val Polcevera tanti capannoni dismessi, bisogna comunque di essere bonificata. Se si Certo. riuscisse a portare appunto industria importante, lavoro, pulita, tenendo conto dell'ambiente, quindi anche rispettando tutti i parametri ambientali, sarebbe davvero molto interessante, perché la Val Polcevera è la zona più vecchia, con un alto livello di disoccupazione, anche di abbandono scolastico giovanile. Questo progetto potrebbe dare tantissime risposte. Bene, ecco, lei accennava prima la Gronda, che è un progetto vecchio. Purtroppo le devo dare ragione, è un progetto di X anni fa, non so ancora. Nel frattempo sono cambiate tantissime cose. Le faccio un altro esempio molto recente, l'elettrificazione delle banchine. A Genova stavamo facendo l'elettrificazione delle banchine, a questo punto è Crisi scoppiata energetica. la crisi energetica. Quindi abbiamo dei cambiamenti nel corso della vita. Oggi
veramente dico da un anno all'altro, noi non abbiamo prodotto energia elettrica sufficiente, la compriamo dalla Francia, la Francia adesso non ce la dà più, e come facciamo? Ecco, però appunto io vedo fare questa riflessione. C'è una fase, diciamo, contingente, quella attuale, in cui dobbiamo sfruttare tutte le possibilità, quindi dal rigassificatore a, diciamo, la produzione di energia, anche sostituendo il fornitore russo con l'Algeria, l'Azerbaigian, come si sta facendo. Però poi c'è un altro tema che secondo me è ancora più importante, cioè cosa pensiamo per il nostro futuro. Allora, qui invece devo dire che l'Italia